amici bassisti, ben trovati, sono Giovanni Serafini, prova specialist in Algameco per il marchio Spector, e oggi vi voglio presentare due strumenti DV5 e DV4 del Custom Shop USA della Spector. Questi strumenti sono i modelli Signature di Doug Wimbish, che sono stati fatti per andare a celebrare il rapporto molto stretto che sin dal 1987 c'è tra Doug Wimbish e la Spector. Nello specifico sono stati presi esattamente i modelli dell'era Kramer, all'epoca appunto faceva parte della... è stata acquisita dalla Kramer la Spector, e Stewart costruì sulle specifiche di Doug questi strumenti. Doug Wimbish è molto conosciuto in Italia soprattutto per la sua militanza ormai da molti molti anni con i Living Color, ma in realtà è uno stimatissimo turnista, sessionman che vanta un'ampia gamma di collaborazioni all'interno della discografia di vari artisti, come ad esempio Mick Jagger da solista, Madonna o anche Depeche Mode. Per riuscire a portare avanti la sua attività anche da turnista, Doug aveva bisogno comunque di strumenti particolarmente affidabili, e la conoscenza con Stewart, che all'epoca era veramente un'eminenza, la sua importanza all'interno del mondo del basso elettrico attivo è fondamentale. Si va a porre alla pari di Alembic, ad esempio, perché appunto sin dal 1976 aveva cominciato a lavorare su questa tipologia di bassi attivi. Era riuscito anche ad arrivare a dei risultati molto importanti dal punto di vista del design, perché all'epoca Stewart si trovava di fianco di Capallone con Ned Steinberger. Ned Steinberger era un designer di mobili, ed è, sì, è proprio quel Ned Steinberger lì, l'inventore dei bassi headless, i bassi senza paletta. Trovandosi di fianco appunto di Capannone, misero assieme le varie competenze, quindi la liuteria dalla parte di Stewart e il design dalla parte di Ned. Tant'è che ancora oggi gli strumenti del Custom Shop USA si chiamano ancora NS, anche negli strumenti coreani di più alta gamma, che già vi ho fatto sentire in altri video che vedete qua, anche questi ancora oggi si chiamano NS, poi ovviamente declinati in NS Dimension, Ethos, NS Pulse, ma NS c'è sempre, perché Ned Steinberger diede proprio l'idea per, ad esempio, il body curvo, quindi questo che è proprio un marchio di fabbrica ed è un qualcosa, davvero una invenzione, poi copiata da altri, ma questa è una cosa di Spector, inventata da Spector in collaborazione con Ned Steinberger. Quindi
scusate questo excursus storico, ma è sempre molto molto importante per dare il valore, dal momento che stiamo parlando di strumenti CastorShop USA, il valore è assolutamente allo stesso livello degli altri giganti. Non ho problemi a fare nomi, ad esempio Fodera. Perché dico Fodera? Non solamente per un termine di paragone qualitativo, tutti quanti conosciamo gli strumenti Fodera, ma perché Fodera è stato il primo operaio di Studio Aspect. Gli intarsi che oggi vedete, che sono diventati proprio il marchio di fabbrica di Spector, venivano fatti da Vinnie Fodera. Poi dopo, ovviamente, Stuart ha trasmesso le sue conoscenze di tiglioteria, ha preso le sue vie, ma ecco, ci tengo sempre, non per dire uno è meglio, uno è peggio, però gli strumenti CastorShop Spector vengono da quella stessa tradizione lì, ma in maniera pionieristica, perché ripeto, è stato assolutamente il primo a lavorare in una maniera così profonda e a potersi permettere anche di andare a testare sul campo in palchi molto molto importanti, ad esempio con Gene Simmons per i Kiss, o anche il tour iconico che tutti ricorderete di Synchronicity. Ecco, in quegli anni comunque Stuart era uno dei primi e li dava in mano ad artisti talmente importanti che permettevano poi, cioè alla fine del tour, di confrontarsi e andare a fare determinati aggiustamenti. Aggiustamenti che ad esempio sono stati applicati particolarmente nell'elettronica con la collaborazione tra Spector e HazLab. Ad oggi, nella maggior parte degli strumenti, salvo altre richieste, degli strumenti CastorShop USA, il preamp che troviamo on board, anche in questo caso, è un HazLab. E volevo fare proprio una menzione a questo preamplificatore on board, perché Doug Wimbish ha detto molte volte, ha fatto l'esempio che fa sorridere: andavo in studio di registrazione a New York all'epoca con magari bassi passivi, con dei single coil, e dice, avevo delle grandissime difficoltà a registrare, perché praticamente come ci giravamo dalla parte della fa ridere ma è così, dell'Empire State Building con tutte quante le antenne, c'erano dei problemi elettromagnetici e quindi queste ronze costringevano il bassista o il chitarrista, se usava single coil, anche passivi, a muoversi per cercare di non beccare la ronza. Quindi molto semplicemente, appena ricevuto questi strumenti e ha visto che i preamp HazLab non producevano nessun tipo di ronzio, è stato molto molto felice. Al tempo stesso viene fatta pure una messa a punto dei pickup. I pickup che trovate su questi strumenti sono qualcosa di unico, sviluppato insieme alla MG, e sono tutti quanti lamellari. Praticamente c'è una lamella in alnico, non ci sono dei poli, l'avvolgimento è fatto attorno a questa lamella. E Doug ha visto che, per insomma il suo suono caratteristico, Doug Wimbish ama dire, non sono un bassista, sono lo dico in inglese che rende maggiormente, I'm not the best player, I'm a sound system, sono un sistema sonoro. Quindi lui, utilizzando davvero una valanga di effetti, ha sempre avuto bisogno anche di versatilità da parte della sua sorgente, quindi dei bassi. E quindi la fusione tra preamp, HazLab, i pickup e MG con questa tecnica costruttiva hanno permesso appunto di avere uno strumento adatto. L'unica cosa che mancava e su cui Doug ha sempre spinto molto assieme a Stuart nella prima fase di costruzione era lo shape del manico. Lo shape di questi strumenti è davvero
unico rispetto a tutti gli altri bassi Spector. Il tacco è pronunciato molto molto appena, giusto per dare un leggero rinforzo dietro al capotasto, perché Doug va molto al pollice leggermente spostato, quindi a lui dà fastidio quando sta in prima posizione. E per il resto di V4 ha uno shape a C, ma molto molto fino, quindi nello specifico me ne sono segnate perché posso ricordarmene, ma nello specifico parliamo di un capotasto largo 3,8 cm e gli spessori, qui sto parlando del 4 corde, gli spessori sono 1,92 cm al primo tasto, quindi qui 1,92 cm e 2,35 cm al dodicesimo. 2,35 cm al dodicesimo. Vi voglio far vedere, intanto vi faccio notare le meccaniche GB7 marcate Spector, firma da Wimbish, e nello specifico questo è modello Spector USA DW4, numero seriale 1712, Woodstock, New York, finito di costruire il 16 aprile 2024. È una cosa che trovo molto bella negli strumenti Spector, non devi andare a vedere il seriale, quando corrisponde, no, abbiamo proprio la data di nascita del nostro basso. Quindi dicevo, Goto GB7 con il logo Spector. Rispetto al passato, il vano dell'elettronica, stavolta negli Spector New Era, quindi da quando è entrata Cork USA, il vano elettronica negli strumenti Custom Shop USA è recessed, quindi praticamente non lo troviamo al di sopra del body. Quindi è stata fatta una fresatura particolare in modo che si riesca a fare questa cosa. Come potete capire, uno strumento così curvo era stata sempre utilizzata l'altra soluzione, un po' più semplice. Qui c'è stato fatto un lavoro proprio apposta. In dotazione abbiamo gli strap lock della Dunlop. Personalmente sono i miei preferiti perché la corona di questo aggancio per la tracolla è particolarmente larga, quindi il pin va internamente, ma possiamo utilizzarlo praticamente sia con lo strap lock della Dunlop sia anche con una semplice tracolla. Adesso nel test che ascolterete io ho utilizzato una mia tracolla in cuoio senza bisogno di andare a collegare per forza di strap lock. Per quanto riguarda la configurazione del preamp on board Hatz Lab, in entrambi gli strumenti abbiamo un volume, un balance e bassi e alti con lo stop centrale, quindi si può andare sia a fare un cut che un boost. I pickup, vi dicevo, sono dei pickup appositamente fatti da AMG per Doug Wimbish, lamellari, in questo caso in configurazione PJ o JJ nel 5 corde, e l'hardware, abbiamo il ponte in alluminio con le sellette in ottone, quindi la corda viaggia su due ponti, entrambi in ottone, anche il capotasto è in ottone. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. E ora vi lascio con un test molto approfondito, sia per il 4 corde che per il 5 corde, fatto utilizzando due casse SL110, quindi 1x10 Aguilar, con una microfonazione differente, una microfonata con un SM57, l'altra con un Beta52A, e entrambe pilotate, quindi a 4 ohm, sfruttando i 350 watt di potenza della Tonehammer, completamente in flat, giusto un leggerissimo boost sui bassi, e il segnale preso anche dalla DI.
quindi tre sorgenti, tre riprese, 52A, SM57 e DI, test in varie configurazioni, sia con delle basi che senza. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.